Io sono per un'autonomia semplificata e sussidiaria, non per un'autonomia differenziata. Sulla scia di quello che all'Assemblea Costituente affermava un grande toscano come Piero Calamandrei, che contestualizzò una repubblica regionale in un'Italia che doveva, come dice l'articolo 5 della Costituzione, essere una e indivisibile, ma promuovere le autonomie locali. È evidente che quando parlo di un'autonomia sussidiaria parlo di un'autonomia che serva a leggere bene i territori, non a differenziarli. Certo, Presidente, oggi parte a Treio, ci sarà una grande assenza della segretaria del Partito Democratico, un'assenza pesante, un attacco, possiamo dirlo, anche al dialogo, alla costruzione, alla democrazia. Ma io ritengo che una segretaria di un partito pensa giustamente a un aspetto politico e quindi ha ritenuto che da un punto di vista politico vi fosse una tale differenziazione di posizioni che non potesse legittimare una sua presenza. Diverso è il ruolo mio, io sono presidente di regione, come diverso è il ruolo di Gualtieri che è qui con me oggi, che in questo caso da sindaco e da presidente di regione su un tema diciamo concreto e istituzionale come quello del ruolo dei comuni e delle regioni è bene discutere. Del resto il mio qui sarà un appello a discutere su quello che possono essere le regioni, perché in realtà questo governo in questo momento sta molto centralizzando, non regionalizzando. Era necessario organizzare una contro a Treio. Ma io in questo momento sono a parlare di regione. Però se il dialogo, come diceva lei, è la via che vuole in qualche modo portare avanti anche Elish Line, perché rifiutare l'invito? Cioè, se questo poi è il perno sul quale poi si concentrava anche lei. Ma una cosa è l'aspetto politico generale e quindi una segretaria nazionale di partito fa una sua legittima valutazione su quello che è il livello politico e invece una cosa è quello di una discussione, di un confronto su qualcosa di più istituzionale come sono le regioni.